l'anno più nero per Alemanno è il 2010. Scoppia Parentopoli, si parla di 2000 assunti nelle municipalizzate romane di rifiuti e trasporti, AMA e ATAC, 850 nuovi assunti all'ATAC, tutti legati da rapporti familiari e politici alla destra locale, e molte le carriere lampo. Tra i nomi, Gianluca Ponzio, ex terza posizione, che diventa capo delle risorse umane, e Francesco Bianco, ex NAR, ex Forza Nuova, nominato dirigente. Un migliaio i nuovi dipendenti anche all'AMA, tra gli altri il genero dell'amministratore delegato Panzironi, braccio destro di Alemanno nella Fondazione Nuova Italia, e la figlia del caposcorta del sindaco, Giorgio Marinelli, oltre a una pletora di mariti, cognati, cugini, modelle e cubiste. Sono 8 i rinvii a giudizio per abuso d'ufficio. È poi la volta del grande affare dei punti verde qualità, spazi sportivi per riqualificare le periferie. Il comune ci prova da 17 anni. Sono 180 ettari di verde affidati a privati a canone zero. Praticamente è il comune che rischia e gli ultimi 3 sindaci, Rutelli, Veltroni e da ultimo Alemanno, firmano 400 milioni di fideiussioni. Nel 2012 vengono arrestati per truffa 2 funzionari comunali e 2 imprenditori. Colpiti dallo scandalo anche Antonio Lucarelli, ex portavoce di Forza Nuova e poi diventato capo segreteria di Alemanno, e Lucia Mockbel, sorella di Gennaro e titolare del punto verde di Feronia. È di questi giorni l'ultimo colpo al cerchio di Alemanno. Riccardo Mancini, amico del sindaco dai tempi del Fronte della Gioventù, tesoriere della sua campagna elettorale nel 2008, sulle spalle una condanna per violazione della legge sulle armi. Finisce a capo di Eura S.p.A., la società controllata dal Campidoglio e dal Ministero dell'Economia, che gestisce un patrimonio immobiliare da 700 milioni di euro. È stato arrestato a marzo dai ROS di Roma, accusato di concussione e corruzione nell'inchiesta su una presunta mazzetta da 800.000 euro per un appalto di 45 autobus al Comune di Roma.